dalla due diligence alla nuova visione di una nuova Milano che non sarà più soltanto la città, ma una città aperta e metropolitana. Intanto ringrazio per la bella presentazione che mi avvalora anche troppo, nel senso che il libro non ha una pretesa di ricostruzione storica precisa, anzi in una presentazione precedente mi hanno fatto notare che effettivamente è un po' di parte, è esattamente così, è di parte, cioè sto vedendo, diciamo mettendo più in risalto alcuni aspetti, un pezzo di Milano, un pezzo di questa, della tradizione di questa città, che è una città estremamente complessa, che ha sempre visto incroci di persone, di saperi, e non è mai uguale a se stessa rispetto al giorno precedente. Lo sentite? Si sente? Scusate. Non è mai uguale a se stessa, nel senso che ogni volta, anche occasioni come queste, sono occasioni che servono a ciascuno a fare dei passi in avanti. Infatti le città ormai sono i luoghi dove il sapere, tutti i saperi si contaminano, e siccome è solo dalla contaminazione che viene fuori un progresso e un nuovo pensiero, è proprio da qui che è una città fantastica da questo punto di vista, perché appunto i luoghi della contaminazione tra i settori, tra le politiche, tra le tradizioni sono tantissime e si rimettono assieme. E quindi mi chiedevi cosa bisogna fare per passare al futuro. Durante la campagna elettorale, non mi ricordo se... Sì, scusa, siccome il sottotitolo è Dai riformisti di Caldara agli arancioni di Pisapia e oltre, esatto, quello che ci interessa sapere è l'oltre. Questo è... Sì, sì. Questo anche perché stiamo... No, avendo detto che comunque la parte di descrizione del titolo è ampiamente esaustiva e molto, molto... Io credo si debba andare oltre partendo dalla valorizzazione di quello che è stato fatto in questi, è stato fatto in questi 5 anni. In questi 5 anni è stato tolto il tappo alla città. Noi viviamo in questo momento in uno dei posti più famosi del mondo in questo momento, nel senso che New York Times piuttosto che il Morning Star scrivono della darsena di Milano, di un luogo che appunto ha trovato una nuova vita e che è un po' il paradigma della città. Credo si debba leggere quello che sta avvenendo, cioè noi abbiamo tolto il tappo, non c'è più una divisione, o meglio le opinioni distinte esistono, non c'è più una divisione, una contrapposizione frontale intorno a dei totem, intorno a dei tabù, intorno a delle parole d'ordine, si è ritrovato uno spirito di cercare di andare avanti assieme, e quindi io credo si debba seguire questa cosa. Qual è il futuro di Milano? Il futuro di Milano sarà determinato da una serie di opportunità che ci sono, da come riusciremo a risolverle. Allora, esistono delle opportunità di tipo urbanistico, diciamo così. Arexpo, il dopo Expo, 1 milione di metri quadrati di una zona estremamente infrastrutturata, la Sogemi, i mercati generali che dovranno essere rifatti, i quattro scali ferroviari che vengono dismessi e rilanciati, una serie di altri spazi che vengono recuperati secondo delle modalità che avete visto, quello della rigenerazione urbana. Bene, queste non sono delle operazioni
urbanistiche o di metri cubi. Lo stadio, la questione del secondo stadio a Milano, il fatto che Inter e Milan abbiano avuto un periodo di abbassamento e sono fuori dalla Champions League, vuol dire 3 o 4 punti in termini di reputation per la città di Milano. Rilanciare le squadre di calcio e rilanciare lo stadio di San